Buongiorno a tutti, sono qui nel cortile di casa mia, resto in casa e vi devo presentare Vento, progetto Vento, progetto del Politecnico di Milano. 10 anni, 10 anni fa abbiamo iniziato a immaginare una linea sottile da Venezia a Torino, Vento, da qui il nome, scusate, 700 km di grande ciclabile turistica per pedalare con lentezza dalla capitale piemontese sino alla Serenissima, la città delle città, passando dentro, lungo il Po, passando in posti meravigliosi, bellissimi. 700 km, 10 anni fa. E perché ci siamo inventati questo? Adesso lo vedrete nel video che dopo questa piccola introduzione. Perché ci siamo inventati questa cosa? Perché in realtà questo progetto, dovete sapere che il cicloturismo, fatto in un certo modo, con un progetto di infrastrutturazione ben fatto, come noi vorremmo, quindi una pista ciclabile solo per pedoni, solo per biciclette, con la possibilità di avere una superficie piana, una superficie molto scorrevole, che possono utilizzare tutti, disabili compresi, persone che non sono esperte. Questa cosa qua, scusate, questa cosa qua è straordinariamente esplosiva in termini di economia ed occupazione. Pensate che in Europa, progetti come questo, progetti come questi, in Europa, di cui è piena l'Europa di grandi ciclabili, grandi cammini, è piena di progetti di lentezza, in Europa un chilometro di ciclabili ben fatte, che in Italia non abbiamo così lunghe, non abbiamo, è un'altra roba della ciclabilità urbana, un chilometro di questa ciclabilità tiene in piedi 5 posti di lavoro, 5 posti di lavoro, 5 giovani. Quindi fate i conti, 700 km per 5, più di 3.000 posti di lavoro noi genereremmo dove? In posti magnifici, dove noi oggi non passiamo, perché l'alta velocità ci fa andare in questo senso, ci fa scavalcare il Po. Invece qui ci sono delle cose bellissime, ci sono dei patrimoni meravigliosi. Pensate che in tutta questa zona qua, Matildica Nostra, ci sono tutte le chiese canossiane. E poi ci sono tutte le architetture delle bonifiche, vedrete poi nel filmato che posti meravigliosi, paesaggi bellissimi. E noi non sappiamo nemmeno che esistano, perché andiamo sui soliti posti, proponiamo il solito turismo. E invece l'idea della lentezza è un'idea di mettere in moto, come dire, un pezzo di turismo, turismi lenti, su cui noi oggi non stiamo investendo. Invece è urgente farlo. Guardate, qua ci sono un po' di numeri, vedete? 400.000 persone attese all'anno. Oggi Vento non esiste. Questo che vedete qua non c'è. È un progetto che abbiamo inventato noi come Politecnico di Milano. Io sono Paolo Pileri, sono professore di urbanistica, di pianificazione territoriale e ambientale. Insieme al mio gruppo di ricerca abbiamo messo in moto questo progetto 10 anni fa. Oggi è diventata una proposta che a livello di governo nazionale è stata accettata, viene finanziata, si sta lavorando alla progettazione, alla realizzazione. Ma dobbiamo fare presto. Perché se non facciamo questa pista, tutti questi piccoli comuni che si sono lungo questa linea, bellissimi, si spopolano, la gente va via, i giovani vanno via. Noi dobbiamo prenderci cura, noi che siamo i più forti a Milano, dobbiamo prenderci cura di questi piccoli comuni e fare qualcosa per loro, proporre qualche economia che non sia le nostre economie aggressive, come dire, da super metropoli, ma che sia qualcosa di adatto alle loro dimensioni. Allora, questo è adatto. In Germania hanno 45.000 km di ciclabili turistiche, in Italia abbiamo solamente il Trentino che ha qualcosa. Le ciclabili turistiche devono essere lunghe, almeno 100-150 km, senza interruzioni, non ce ne sono da noi. Al più abbiamo in Liguria 25-35 km lungo il mare, ma 35 km non è una ciclabile turistica perché devi dormire fuori, non devi tornare a casa, perché se dormi fuori generi economie, se torni a casa. No. E allora il disegno cambia. Vi faccio vedere questo il video, che è la cosa migliore, perché così vedete i paesaggi bellissimi, no? Vedrete. E vi suggerisco anche qualche piccolo consiglio di lettura. Questo è un libro uscito nel 2015 che racconta il progetto. Questo è un libro uscito nel 2018 che racconta come questi progetti di linea non devono essere solamente delle linguettine di asfalto, no? Devono essere dei progetti che raccontano i territori e bisogna farsi venire in mente come. Dopo lo vediamo. Adesso guardatevi il video. Dopo ci vediamo per le piccole conclusioni. Ciao.
L'avvento sta partendo, pileri in testa sta. Noi siamo già in ritardo, siamo fermi a magna. Bellezza è sicuramente una sintesi molto pertinente per quello che riguarda il fare di vento, che è un pedalare insieme, ma è anche un guardare insieme cose che magari abbiamo sotto gli occhi tutti i giorni e che abbiamo dimenticato di cogliere nella loro bellezza, e al contempo anche l'orgoglio di mostrarlo agli altri. I get to see the different landscapes along the Po River. They changed historically, they changed through the agricultural environment that is created, different crops, different vegetation, and different times of use, and it's beautiful. Siamo sulle rive del fiume Po, è pieno di piccoli centri tutti da scoprire, dei piccoli gioielli dal punto di vista architettonico, della cultura, della conoscenza. Ogni piccolo centro storico ha una sua storia, una storia che va assolutamente valorizzata. Un piccolo museo in un piccolissimo comune, sostanzialmente gestito da un gruppo consistente di volontari. Ecco, la capacità di trasferirlo è direttamente proporzionale all'amore che queste persone hanno per la loro identità. Una raccolta straordinaria della storia della Seconda Guerra Mondiale legata al Po, ed è, secondo me, il filo conduttore del percorso che stiamo facendo, la prossimità e l'identità come valore forte da trasferire agli altri. Raccoglie e sintetizza tutta una serie di parole chiave di questi tempi, che vanno dal dissesto idrogeologico, quindi il presidio dei territori, a riscoprire i prodotti tipici, a superare i confini amministrativi, a uscire anche da una solitudine umana per trovarsi invece parte di un gruppo. Quindi quando veramente leggiamo pedalare tutti assieme una rivoluzione, credo che sia una bellissima metafora di quello che è per tutti quanti noi vento. Siamo le canzoni, prima o poi fermarla. Vi è piaciuto il video? È stato bello? Avete visto che posti meravigliosi? Avete visto? Parliamo di linea sottile, ricuciamo la bellezza. Ecco, dovete pensare che, per come lo stiamo immaginando, le ciclabili turistiche sono dei fili generativi che mettono in moto nuove economie. Economie pulviscolari, molecolari, ma che funzionano perché sono tutte appese a un filo, a un unico grande filo. Questo è il segreto. Infatti noi chiamiamo vento progetto di territorio, non progetto di ciclovia. Ci interessa poco la bicicletta, paradossalmente ci interessa poco. Ci interessa molto immaginare di dare una risposta ai territori in questa dimensione vasta, lavorando su un filo leggero, lento, costa poco. Un chilometro di ciclovia fatta così costa 200.000 euro. Un chilometro di autostrada può costare fino a 30 milioni di euro. Ma quel chilometro di autostrada non genera tutta quell'occupazione che vi dicevo prima. 5 posti per chilometro. Chiaro, bisogna mettere in moto un lavoro di incentivazione, di motivazione, che deve fare la politica. Certo, deve credere in queste linee lente.
come ci ha creduto la Germania, la Francia, l'Olanda, la Danimarca, tutte quelle economie che noi chiamiamo forti, ma che hanno creduto anche sui progetti lenti, sui progetti che sembrano deboli. Noi ti diremo oggi qua, incatenati dal virus, ma no, non dobbiamo investire in queste cose, e invece sì, perché l'economia deve cambiare, il modello di sviluppo è sbagliato, quello che abbiamo vissuto fino ad oggi. Allora, queste risposte sono parte di un possibile tentativo di alternativa, di cambiare. Abbiamo migliaia di giovani che vivono in quei piccoli comuni, a cui nessuno sta dando una risposta, non c'è un progetto. E non possiamo esportare in quei comuni modelli economici che non funzionano. Non funzionano. Come vi dicevo, in Europa, in Germania, ci sono 10 volte più gli occupati dell'Italia nel cicloturismo, vi rendete conto? Col paese meraviglioso che abbiamo, con le cose bellissime che avete visto nel filmato, con quei piccoli musei di guerra, quello lì a Feloni, che avete sentito Luca cosa diceva, la prossimità, quella prossimità, quell'orgoglio di essere su quel territorio, che diventano loro le guide turistiche. Non abbiamo bisogno dei tour operator, abbiamo bisogno dell'infrastruttura. Allora, noi siamo riusciti a convincere i governi passati, come Politecnico, siamo riusciti a convincere i governi passati a immaginarsi un sistema nazionale della ciclabilità turistica, che oggi esiste, ma ha un portafoglio piccolo, ha 300 milioni di euro, 10 km di autostrada, e con 300 milioni di chilometri e 300 milioni di euro si ha la pretesa di fare 3.000 km di ciclabili, ma non è possibile. Dobbiamo crederci in questi modelli, crederci. Le nostre piccole imprese, il nostro artigianato, le nostre imprese turistiche, i beni architettonici, gli ostelli che possiamo generare. Questa è una nuova economia, è un'economia della lentezza. Dopodiché sulla lentezza vi dirò un'ultima cosa importante, per cui ci teniamo molto a fare questi progetti. Bene, la lentezza che oggi stiamo vivendo in modo forzato, in realtà è uno straordinario, una straordinaria leva, una straordinaria energia per rimettere in moto la nostra capacità di guardare i territori, di accorgerci, come dire, della bellezza minuta che c'è in quei frammenti di paese, di collina, di montagna, che abbiamo dimenticato perché con le velocità le saltiamo velocemente. Invece lì abbiamo tantissimo da recuperare, delle nostre identità. Pensate solamente ai cibi, solamente le paste ripiene, i tortelli, i tortellini, cappellacce, cappelletti che ci sono a Lungovento. Un anno li abbiamo raccolti e li abbiamo portati al Festival del Gusto a Torino, quello di Slow Food. Non ci credevano. Pensate, se tu ti metti a lavorare sulle linee, cosa raccogli? I frammenti che oggi sono tutti frantumati, che sono lì, come puoi rimetterli in piedi? Con una proposta gradevole, perché tu viaggi, ti muovi, dormi in un posto, poi dormi in un altro, poi dormi in un posto. È una proposta per la famiglia, è una proposta per tutti, quelli che sono in pensione, non hanno mai pedalato, possono domani pedalare e possono scoprire luoghi che non credevano nemmeno che esistessero. Per questo che abbiamo uno dei nostri slogan per il progetto, adesso ve lo mostro perché ce l'ho da qualche parte. Dove l'ho messo? Qua. Eccolo qua. Purtroppo lavorando un po' in cortile le cose sono complicate, ma insomma è il bello della diretta. Guardate qua, vediamo se lo trovo. Eccolo qua. Guardate il nostro slogan. Ricuciamo la bellezza. Ricuciamo la bellezza. Perché? Perché questi fili non sono solamente ciclabili. Sono progetti di territorio. Sono progetti pedagogici. Ci fanno scoprire i territori. E solamente chi conosce il territorio poi lo protegge, lo tutela. Chi non lo conosce non lo tutela, nessuno di noi difenderà ciò che non conosce. Ricuciamo la bellezza, rimettiamo insieme i pezzi. Non basta però immaginare di fare una collezione di ciclabili per avere una grande ciclabile, ci vuole un progetto di 700 km, dove dentro ci metti impresa, economia, occupazione, bella vita, ci metti queste cose e ne togli altre. Abbiamo bisogno delle piccole piazze di quei comuni che diventino piazze pedonali. Quindi se vuoi vento, togli le auto. Non ci sta nel futuro tutto quanto. Avete visto dove siamo arrivati, dove abbiamo sbattuto la faccia. No, nel futuro non ci sta tutto. Ricucciamo la bellezza. La bellezza è una potenza meravigliosa. Ma ha bisogno delle nostre mani, delle nostre teste, dei nostri occhi,
per rimettere in piedi i progetti. 20 è un progetto di territorio, non dimenticatelo mai, è un progetto di territorio, è un progetto politico. Abbiamo bisogno di molti più finanziamenti e credere in queste economie. Ci hanno creduto in Europa e le cose vanno a gonfie vele, meglio che da noi. Ricuciamo la bellezza. Grazie a tutti. Grazie al Municipio 3 per questo spazio. A voi tutti, buona bellezza e viva la lentezza.